prima di disegnare la testa è importante sapere quanto è grande, quindi andiamo a ripassare le proporzioni con il resto del corpo. Come abbiamo visto in precedenza, la testa si può contenere 8 volte in un corpo umano. Frontalmente la testa può essere disegnata 3 volte da spalla a spalla. Vediamo come vengono disposti gli elementi che compongono la faccia. La distanza tra sopracciglio e naso ci dà l'altezza dell'orecchio. Essa sarà un terzo del viso. Tra due occhi possiamo disegnare un terzo occhio e corrisponderà alla larghezza del naso, quindi da narice a narice. E dal naso al mento possiamo dividere 3 volte per capire la disposizione di mento e bocca. Partendo dagli elementi andiamo a completare la nostra testa. La parte superiore del capo sarà coperta dai capelli. Partire da un occhio e poi completare il viso è un po' quello che si fa quando si copia una foto, quando si vuole fare un ritratto. Dividendo la testa a metà lateralmente abbiamo la posizione della mandibola e quindi anche dove inizia l'orecchio, che come vedete è obliquo rispetto al centro. Andrew Loomis prende queste proporzioni e introduce il concetto di tridimensionalità del viso, quindi va a scomporre il cranio in una sfera tagliata ai lati, che sarebbe la calotta cranica. A questa va ad aggiungersi la mandibola. Il collo, come vedete, è sempre obliquo rispetto al busto, quando sta in posizione rilassata. Questo metodo ci permette di visualizzare subito la testa nello spazio, anche se è un po' in maniera semplificata, quindi sta a noi poi andare ad aggiungere quei dettagli che rendono il viso particolare. È importante quindi sapere, come vedremo più avanti, le ossa del cranio e la muscolatura della testa, quelli che si chiamano i muscoli pellicciai. È fondamentale nell'osservazione vedere la linea del sopracciglio, che è quella che un po' ci permette di disegnare subito la testa in diverse angolazioni. Per carità, c'è chi anche parte dal mento, dal naso, dall'orecchio, però sicuramente partire dall'arcata sopraccigliare, quindi dall'occhio, ci aiuta molto, anche perché da lì poi ci sono tutta una serie di ombre che si vanno a creare e quindi ci aiutano a visualizzare subito il viso. Ora chiamiamo in aiuto il nostro assistente e applichiamo quello che abbiamo visto e poi andiamo a studiare cosa c'è sotto lo strato cutaneo. Il cranio non è un pezzo unico, ma è formato da tante ossa. Tant'è vero che per studi medici si vendono dei modellini scomponibili in diverse parti. Tutte queste ossa sono unite da quelle lineette che vedete, non so se avete mai visto. Beh, spero finto, avete visto un cranio. Quelle lì si chiamano suture, quindi tra un osso e l'altro ci sono queste cuciture ossee, diciamo. Cosa serve questa roba? Serve a capire che non è un pezzo unico e che quindi anche lì andiamo a decostruire un oggetto e a ricostruirlo nella nostra mente. Una cosa che si confonde sempre nel parlato è: mi fa male la mascella, invece uno sta indicando la mandibola. La mandibola è quella che si muove, la mascella o l'osso mascellare è quello sopra. Dietro lo zigomo abbiamo lo sfenoide e quella zona è cava. Lì infatti passerà il muscolo temporale. Con lo stesso colore ho delineato dove sono presenti queste ossa. Lo zigomo, l'osso del naso, l'osso frontale, il mento, quindi la punta della mandibola, sono le cose più visibili. Andiamo a aggiungere i tessuti muscolari al cranio. Il primo che vediamo è quello che si chiama buccinatore. Il muscolo che sposta il cibo è quello che ci permette di soffiare. Inserito tra zigomo e ramo della mandibola abbiamo il massetere, le cui funzioni sono quelle legate alla mandibola, ma è importante per noi vedere la parte estetica
sarà molto visibile al digrignamento dei denti, un po' come anche il muscolo temporale. Quando muoviamo la fronte, ad esempio, usiamo questo. Quando muoviamo le sopracciglia, utilizziamo il procero e il muscolo corrugatore. Quello che fa abbassare l'angolo della bocca si chiama depressore dell'angolo della bocca. Questi muscoli sono importantissimi a livello di espressione, ovviamente. Cioè quello che sposta l'angolo della bocca, quello che sposta il labbro, quello là che allarga ai lati la nostra bocca, che si chiama risorio, quello che sto disegnando ora. Quello che collega lo zigomo all'angolo della bocca, zigomatico, siccome non è una lezione sulle espressioni, io quello che faccio mi limito a elencare i muscoli. A livello estetico, lo zigomatico, facendo da ponte tra zigomo e angolo della bocca, mi permette di riempire quella parte lì che è incavata. E poi è facile capire le funzionalità dei muscoli vedendo dove sono inseriti. Quindi, vedendo origine e inserzione dei singoli, capiamo un po' la funzionalità, la direzione e il movimento che eseguono. Intorno al setto nasale ci possiamo toccare, se lo sentiamo, c'è l'elevatore del labbro, della parte nasale, ovviamente. Qui abbiamo l'orbicolare dell'occhio, che è l'unica cosa che permette la chiusura dell'occhio. Lo stesso muscolo lo abbiamo anche sulla bocca. E infatti la funzione è simile. Aggiungiamo la parte cartilaginea del naso e il muscolo nasale. Quando dobbiamo fare espressioni di rabbia è importante. Questo osso qui che galleggia si chiama ioide e i muscoli che ci fanno fare quel movimento un po' di deglutizione si chiamano sottoioidei se sono sotto e sopraioidei se sono sopra. E riempiono un po' quello che c'è sotto al mento. Quest'osso non c'entra niente col pomo d'Adamo. Quello lo disegniamo dopo e sta più in basso. Il muscolo digastrico e sopra abbiamo una cosa visibile che si chiama ghiandola parotide, che è quella là che permette la salivazione ed è quella che addolcisce un po' la forma della mandibola. Quindi è importante a livello estetico. Poi, come abbiamo visto, nei muscoli del tronco abbiamo il trapezio, di cui vediamo la parte frontale. E finalmente, una cosa importantissima quando giriamo la testa è lo sternocleidomastoideo. Quando andiamo a semplificare, a disegnare questa forma, non dobbiamo delineare tutto il muscolo, ma conviene enfatizzare le ombre che vengono generate. Ho fatto una sintesi qua sotto. Al di sopra di tutto abbiamo quello che si chiama platisma. E qui è illustrata la funzione. Aggiungiamo lo strato di grasso sottocutaneo, che ovviamente non è un pezzo unico, ma serve a proteggere i muscoli e quindi è suddiviso nelle zone. Quello che cambia un po' la conformazione della faccia è quello che sta vicino alle guance, vicino alle narici, allo zigomo e al mento. Con l'avanzare dell'età, la pelle, perdendo elasticità, perde la tenuta di questa massa sottocutanea. Le zone dove non è presente grasso, lo zigomo, il muscolo zigomatico stesso, ci suggeriscono delle linee per visualizzare subito la testa nella sua interezza. Oltre al metodo di Loomis, quindi stiamo visualizzando meglio la testa attraverso questa semplificazione tra osso e muscolo. Inserendo il cranio, inserendo la testa all'interno di un cubo, noi riusciamo a visualizzare meglio la rotazione e la posizione dello spazio. La mandibola è inclinata rispetto ai lati dello zigomo e della calotta cranica. La calotta cranica, infatti, potrebbe essere un cubo con gli angoli smussati. Immaginiamo quindi di essere degli scultori e semplifichiamo di più la massa partendo appunto dal cubo e andando a scolpire la nostra testa. È importante visualizzare in questo aspetto la fronte.
che è quella appunto insieme all'arcata sopraccigliare che genera le ombre sotto gli occhi e in modo immediato ci permette di disegnare una testa, intuendo anche in che posizione la stiamo guardando. Non sarà una lezione sull'orecchio, però in modo generale cerchiamo di capire come disegnarlo. Se lo vediamo frontalmente l'orecchio è schiacciato, se lo vediamo invece in maniera laterale riusciamo a scorgere in più parti. Per semplificare possiamo dividerlo in antelice, elice, conca, traco e lobulo. Per vedere in maniera semplificata la testa si può usare la testa di Asaro. Asaro è il nome dello scultore. È una semplificazione di una testa fatta a blocchi che è diventata un oggetto per l'esercitazione e che viene spesso citata da molti artisti e molti tutorial. E su ArtStation un artista l'ha riprodotta in 3D, secondo me anche migliorandola. Una volta disegnata una testa a blocchi, si può aggiungere il colore e si può applicare la teoria delle luci e delle ombre. Facendo così la testa, gli angoli duri che sono serviti per capire la tridimensionalità vengono un po' smussati. In una testa semplificata si possono individuare quegli spigoli, quegli angoli che abbiamo visto in precedenza studiando l'anatomia. Quindi la linea dello zigomo, la zona della bocca che come vedete è pronunciata in avanti, e il massetere, le linee che sono i muscoli dello zigomatico, del nasale e del labbro. Per visualizzare subito una testa si può partire dagli elementi più importanti, quindi occhi, naso e bocca. E c'è una corrispondenza che forma un po' un triangolo. Non è un metodo molto efficace se non si conosce l'anatomia, però potrebbe essere un buon punto di partenza. Massa generale dell'occhio, vi consiglio di andare a vedere il video relativo all'occhio. Il procedimento per un viso femminile è uguale, dobbiamo solo mantenere, seguendo i canoni di bellezza ideale, una mandibola un po' più corta, di conseguenza anche il naso più corto, gli occhi leggermente più grandi e più ampiezza del viso a livello degli zigomi. Una testa di un bambino, anche se non ho specificato l'età, ha tutti gli elementi ravvicinati tra di loro e la mandibola molto corta. Gli occhi, al contrario del naso e della bocca, sono molto grandi. Per disegnare il viso in diverse posizioni possiamo fare riferimento al naso e la zona, la massa della bocca, oppure immaginare un vaso che visto dall'alto vediamo la parte superiore e visto dal basso il contrario. C'è un'interazione tra la parte dello zigomo e gli occhi. Questa è una coordinata che ci può tornare utile. L'esercizio che propongo è quello di iniziare a schiacciare teste in tutte le posizioni di rotazione. Quindi prendo un qualsiasi foglio, io per esempio faccio così quando arrivano le bollette, le giro e comincio a disegnare. Evidentemente è un retaggio del liceo, invece di ascoltare le lezioni disegnavo su quello che mi capitava. Come vedete io ho scelto delle posizioni in cui i due occhi si vedono, poi se ne vede solo uno, poi si vede ancora l'occhio ma si intravede il naso, poi il naso non si vede più, la bocca non si vede più e poi ovviamente la parte posteriore. Questo serve a fare una sorta di fotografia mentale delle varie posizioni chiave. Ovviamente poi ci sono tutte quelle intermedie, no? Non possiamo fare tutti i frame della rotazione. Ci possiamo aiutare con gli elementi che abbiamo visto, sia gli strumenti 3D. Il sito Posmaniac offre una testa che si può girare, la testa di Asaro, le nostre fotografie, la nostra testa. In queste posizioni il naso sembra cortissimo, nella realtà girando viene nascosto dalla parte della fronte. Io cerco di fare in maniera ordinata, ma ovviamente una volta che uno prende un foglio senza alcuna utilità può schiacciare ovunque.
Vedete, quando uno fa la faccia frontale, ma leggermente dal basso, le orecchie sono quasi a metà della faccia come posizione. In questo punto della nostra camera, della nostra posizione, cioè noi vediamo dal basso il viso, ancora non riusciamo a vedere la forma della mandibola da sotto. Quindi si può semplificare in questa maniera. Quindi tra mento e ramo della mandibola si forma una sorta di linea retta. Il naso, come vedete, tocca l'occhio. L'esercizio è proprio di trovare il modo più veloce per visualizzare tutta la testa attraverso delle semplici linee. Ad esempio lo zigomo qui con il labbro. Quando facciamo un viso completamente dall'alto, il mento viene più nascosto e ci sembra che il viso diventi minaccioso. Nella realtà quello a essere in giù non è tanto il sopracciglio, ma è proprio l'arcata sopraccigliare, quindi l'osso. Ancora più dall'alto il naso tocca il labbro. Proseguiamo ancora più dal basso e vediamo che adesso possiamo disegnare la mandibola. Il naso ormai tocca completamente l'occhio. Quando andiamo a disegnare, quindi andiamo a ruotare, a usare delle linee curve, in queste posizioni la linea ruota con più curvatura ai lati della testa. Vedete la linea del labbro, della fronte e dello zigomo. Lo stesso esercizio lo possiamo fare utilizzando solo il cranio, quindi senza naso, è un po' più difficile. Per evitare uno sguardo incattivito bisogna pensare alla linea dell'occhio molto più orizzontale rispetto a quella del sopracciglio. Quello che vediamo quando vediamo testa all'alto non è tanto l'occhio, ma il margine della palpebra inferiore. Quando disegniamo una testa all'alto il mento è molto più nascosto, quindi se noi lo vediamo normale, nonostante sia dall'alto, vuol dire che la persona ha il mento all'insù. Io spero che il video possa essere stato utile a qualcuno e vi invito a iscrivervi al canale. Una musica ansiogena ho scelto.